regolari che purtroppo avranno dei piccoli cambiamenti. Le nostre considerazioni magari le faremo in un successivo momento. Buonasera e grazie di avermi invitato. La cosa mi dà l'occasione per fare chiarezza. Allora, tralasciamo il modo in cui è stato presentato il volantino, che è questo, vergogna, unito, ha distribuito ai bambini delle scuole assieme al volantino di un noto partito. Lasciamo stare, questo è materia di cui si occuperà il prefetto e non importa. Io non voglio fare polemiche, io credo e sono grato di questa occasione e grazie di avermi invitato. Forse, magari se avessimo parlato prima, forse potevamo migliorare le cose. Io suppongo che siamo qua tutti quanti per fare il bene di Raldon. Non penso che un'amministrazione che ha speso per il momento 2,5 milioni di euro per fare questa scuola, che sarà la prima nel Veneto, che non consumerà niente, non c'è neanche la caldaia, mentre oggi abbiamo una scuola che consuma 30.000 euro l'anno di gas. Quindi se abbiamo fatto un investimento di questo tipo, credo che l'abbiamo fatto con l'intento di fare una cosa grande per Raldon, non piccola, grande. Abbiamo dedicato la maggior parte delle risorse del comune a Raldon. Allora veniamo al punto. Siccome la scuola ha 10 aule, da 9 aule in su bisogna fare la palestra. Quindi non è che noi possiamo dire momentaneamente andiamo qua o andiamo là, momentaneamente possiamo mettere la palestra qua o là, ma noi abbiamo l'obbligo di costruire la palestra. Punto. Questo è il progetto iniziale dell'intera opera. Quella che vedete qua è la palestra. Noi abbiamo previsto di costruirla in adiacenza alla palestra esistente. Quindi, naturalmente, forse qualcuno guarderà la televisione. In questo momento l'Italia non nuota nell'oro, i comuni non nuotano nell'oro. Abbiamo tagli di bilancio, abbiamo difficoltà di ogni tipo. Abbiamo detto, partiamo subito quel polo. Lo realizziamo, entro settembre-ottobre probabilmente sarà pronto, dopodiché, finito il polo, per il momento ci adattiamo un po' con la palestra e successivamente facciamo la palestra in aderenza. Qualcuno ha anche ipotizzato di fare un tenso struttura, io non sono tanto favorevole perché per il discorso dei consumi, perché con questa palestra, con questa scuola, voglio fare una cosa che vengono a visitarla dal resto del Veneto. Quindi voglio fare una cosa all'avanguardia per quanto riguarda il consumo. Detto questo, quindi chiaro, la palestra va fatta, punto, non ci sono alternative, va fatta perché ci obbliga la legge a farla, nessuno ha mai pensato di non farla. Cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, siccome attualmente lì dentro c'è un'aula che è grande 200 metri quadrati, vi faccio un esempio, questa è 170, quindi è più grande di questa, che è l'aula polifunzionale. Non è vero che non è polifunzionale, è polifunzionale. Quindi in quest'aula alta 7 metri, questa sarà 2,70, va bene? Si può tranquillamente, momentaneamente, finché facciamo la palestra, fare l'attività di palestra o anche la mensa, qua dipende da noi che destinazione vogliamo dare. Abbiamo detto, secondo noi sarebbe un'ipotesi, però siamo pronti a parlare con voi, invece che fare la palestra qua, potremmo qua fare la mensa, perché se la usiamo come mensa, anche andando incontro alle esigenze della preside, io tengo in considerazione le proposte della preside dell'anno prossimo, perché è lei che gestirà la scuola, è inutile andare a fare discorsi del passato. Mi dice, mi serve anche l'aula magna. Bene, allora abbiamo detto, potrebbe essere una soluzione che momentaneamente, ripeto, utilizziamo questa aula come mensa e per fare delle riunioni si spostano i tavolini e si fa la riunione, come avviene in ogni altra scuola del mondo. Per quanto riguarda la palestra, se utilizziamo questa soluzione, al piano primo, va bene, poi so già anche le obiezioni che fate, perché se magari le dice direttamente, forse c'è una palestrina già prevista, palestrina è un'aula tecnica dove avevamo previsto di mettere i computer eccetera, comunque c'è anche lo spazio per i computer e per il laboratorio di lì. Comunque quest'aula è grande 100 metri quadrati, è grande un po' di più della palestra che c'è attualmente nella vecchia scuola, è grande un po' di più della palestra che c'è nella vecchia scuola. Allora abbiamo detto, siccome si tratta di una soluzione
che è temporanea, un anno e mezzo, potrebbe essere, e facciamo la mensa nell'aula polifunzionale, grande 200 metri, alta 7 metri, cioè una vera e propria dimensione da palestra, lì facciamo la mensa, lì facciamo la, come si chiama, l'aula magna, e momentaneamente i bambini vanno a fare educazione motoria in una situazione uguale a quella che hanno oggi. Voi dite, al primo piano fanno rumore, sotto non c'è niente, perché sotto non ci sono aule. Dopodiché tenete presente che quella scuola non è con soffitti alti 12 cm come c'è adesso, perché quella scuola ha anche problemi sismici. Forse qualcuno dimentica che abbiamo sostituito una sola età a tempo di record, non è una scuola che è stata costruita. La nuova scuola per un anno, nell'attesa che arrivi la nuova palestra, non vedo particolari problemi a fare ginnastica al primo piano, che sotto non ci sono aule. Ci sono gli uffici di presidenza, c'è l'aula professori, quindi problemi di fastidio zero. In ogni modo, in alternativa, ripeto, se utilizziamo questa come palestra, rimangono comunque tre aule per fare laboratori, cioè laboratorio di informatica, laboratorio di lingue e qualcos'altro che può servire. Guardate che poi, fra un anno, quando va via quest'aula, avrete cinque aule per laboratorio, perché quando ci sarà la palestra, questa verrà liberata e vi rimarranno cinque aule. Ancora altre cose non corrette che ho sentito dire. La nuova scuola ha più spazi della vecchia, cioè la vecchia scuola ha più spazi della nuova. Allora, la vecchia scuola ha spazi utilizzabili, perché i corridoi consumano solo energia, non è che serve. Ha come spazi utilizzabili 149 metri quadrati. La nuova scuola ha come spazi utilizzabili 149 metri quadrati, esattamente gli stessi metri. Quindi, la differenza qual è? La vecchia scuola è una struttura obsoleta che ha problemi di umidità, lo sapete, ci sono perdite nei bagni, ci sono problemi di staticità, è una scuola che ha 40 anni, quindi preoccupa. La nuova scuola è una scuola dove c'è il campo automatico dell'aria, l'aria che entra è risanizzata, quindi è no, allora, sì, è più vecchio, però sapete che nei vari periodi sono stati fatti vari interventi. Allora, detto questo, se voi volete, c'è anche la possibilità di ricavare una mensa al piano terra a titolo definitivo, va bene, e la possiamo fare. Perché non abbiamo previsto la mensa? E lo spazio c'è, la potevamo prevedere. Perché l'allora direttore, adesso non mi ricordo se si chiama Gasparini, ci ha detto attenzione, perché la direzione provinciale, non so come si chiama, non prevede il tempo pieno raddon, anzi i due rientri pomeridiani che avete oggi facilmente diventeranno uno e facilmente nessuno, quindi farete l'errore che avete fatto a Pozzo, dove abbiamo costruito una cucina, una mensa, dopo tre giorni l'abbiamo buttata via. Allora noi ascoltiamo i dirigenti, abbiamo detto va bene, non la prevediamo, lo spazio c'è, se un domani la volete fare la facciamo, lo spazio c'è, sembrava che non fosse necessaria. Detto questo, se adesso dite che l'anno prossimo ci saranno i due rientri, non è un problema, lo spazio c'è, con i tecnici siamo ancora in tempo, possiamo tranquillamente prevedere la mensa senza nessun problema, però dobbiamo decidere definitivamente, perché se voi mi dite per la palestra mi adatto a quella da 100 metri che è sul primo piano, aspettiamo tranquillamente che arrivi la nuova, allora noi non facciamo spese particolari, adibiamo a mensa 100 metri quadrati, ce ne vogliono per i bambini 0,70 per ogni bambino, quindi 0,70 per 180 bambini, io sono 200, facciamo 140 metri quadri, ci vogliono, quindi sono due aule da 100 in totale, più lo spazio per la cucina. Lo spazio c'è. Quindi dovete decidere voi, se voi dite, se la preside mi dice, se voi dite
che pensate che rimangano lì entri, se è necessario fare la messa, e poi dice solo questa volta. Cioè, allora questo è tutto, io voi capite, ho avuto un dirigente che mi ha detto la messa non farla perché non serve a niente, perché noi prima di fare il progetto l'abbiamo fatto vedere al progresso e mi ha detto lo voglio così, questo mi serve. Poi un'altra preside dice un'altra cosa diversa, adesso c'è una nuova preside che dice delle cose che io condivido che possono essere valide. Allora decidiamo insieme cosa vogliamo fare per la mensa, che è l'unica questione secondo me da decidere, è quella della mensa, perché per la palestra, ripeto, qualsiasi cosa diciamo si tratta di una soluzione temporanea di un anno e mezzo e poi siamo obbligati per legge a fare la nuova palestra, che noi abbiamo previsto, però voi capite, 2,5 milioni di euro, abbiamo detto intanto facciamo questa e pian pianino facciamo la palestra. Ecco, tutto qua, io non farei tunnel che collegano con la vecchia palestra, perché si può anche fare, ma secondo me non serve, perché un'aula grande quasi come questa sopra, i bambini hanno per l'attività che fanno delle metalli, secondo me è sufficiente. Del resto oggi cosa fanno? Hanno uno spazio così, sarà carente, sarà, sono d'accordo che sarà carente, però avranno dopo una palestra grande, nuova. Tra l'altro l'idea è anche di fare una palestra un po' più grande di quella che serve alle elementari, perché la palestra esistente ha dei problemi strutturali, quindi non lo so quanto vuole fare, ma in effetti voleva farla in adiacenza attaccata alla vecchia. Quindi questa è la cosa. Io ho detto tutto questo senza polemica, solo per chiarire le cose. Quindi noi siamo qua, ci sono delle soluzioni che insieme vogliamo trovare, bene, noi siamo disponibili, credo che sia giusto sentire anche le direzioni didattiche, perché ci diranno quali sono i programmi provinciali, perché altrimenti rischiamo come in altri casi. Guardate che noi abbiamo fatto più di una mensa a San Giovanni del Patoto che abbiamo chiuso il giorno dopo, quindi se serve la facciamo, nessun problema, però bisogna essere certi che serve, perché sprecare denaro pubblico, bene, a parte che si va su report, si va alla Corte dei Conti e si paga personalmente, credo che sia immorale. Però io con questo non sto dicendo che non serve, abbiamo due rientri, se restano due rientri, a mio modo di vedere la mensa serve, se diventano uno non serve più. Quindi comunque anche nel dubbio non è un problema ricavare la mensa. Scusi, no, i bambini dove mangiano? Dico, io ho questo minuto, ma devo fare un attimo il discorso del sindaco, così dopo avete letto due pareri, ma sarò brevissima. Tanto buonasera. Allora, purtroppo saranno due pomeriggio, sarà uno, per l'anno prossimo prevedo che possano essere ancora due. Però non dipende tanto dal singolo dirigente, non sto qua a dire di meccanismi, dipende un po' dal taglio al ponte, non sto qua a mettere una cosa da specialisti spiegare perché due per due, in qualche scuola si può fare due. Allora, potrebbe essere, ma non è adatto al don, secondo me, un tempo che preveda più pomeriggi, il famoso tempo pieno, però io per la realtà di Raldon non lo vedo assolutamente. Per quale motivo? Perché San Giovanni può fare la scuola del tempo pieno, fanno le classi omogenee, la scuola dei rientri fanno le in situazioni dove c'è una classe a tempo pieno e una classe a tempo normale, ci sono a livello di esiti scolastici cose pessime. Guardate che Raldon, ve lo dico, penso che possiate essere soddisfatti, nelle prove invalse, negli esiti superiori è il territorio migliore di tutto il comune, no? Ecco, quindi per dire, è una buona scuola, ma non perché io sono attraente della media, è una buona scuola. Allora, venendo a noi, io non posso dire al sindaco stasera saranno due, saranno uno, perché non dipende da me, dipende da tutta la serie di tre. La mia proposta che condivido con il sindaco è questa, la posso discutere voi, io come dico non sono eterna. Io direi, mi piace l'idea di una mensa che sia auditorium, perché finché posso usarla come mensa, la uso come mensa, nel momento in cui sia contemporaneamente, cioè nello stesso periodo di tempo, e la posso usare come auditorium, un domani, non sappiamo come vada, tolgono
il discorso della mensa, non ho lo scrupolo, dice bene il sindaco, è partita la mensa di Pozzo, è partita la mensa della media di Randon, stava per partire la mensa di San Giovanni se non diventava un tempo nuovo, ma era rischio. Allora, c'è anche il discorso della spesa pubblica, c'è anche il discorso, vi dico, ma non è per sminuirvi, ho appena detto che Randon è come esito è il miglior territorio, risultati scolastici, vi dico anche che da numeri, voi con Campagnola siete un sesto della popolazione scolastica. E abbiamo, non dico quali, non è questa la sede, tantissime emergenze a San Giovanni, per cui allora, come dire, se è una cosa che serve assolutamente, lo dico ai maestri della palestra, assolutamente serve, vediamo in quale forma, non possiamo dire stiamo anche due anni, mi pare che la formula trovata possa essere. Però per un discorso di mensa, prima di costruire, ecco, io quello vi dico, ma è un parere tra tanti, prima di costruire una mensa, che sia solo mensa, io aspetterei, nel senso che non sono sicura del futuro e soprattutto, come dire, ci sono altre emergenze sul territorio, ecco, non possiamo, come dire, prevedere a, come dire, mensa, auditorium, palestra, nel senso che la spesa è enorme e non dico quale è la spesa della sede, ci sono davvero delle emergenze forti in altri contesti scolastici del comune. Ecco, allora nel momento in cui ho una mensa e chiudo con attrezzature magari mobili, no? Per cui posso trasformare i tempi brevi in auditorio, a me sembra tutto. Per la palestra provvisoria, io ho parlato con i docenti della media perché oggi lo sono incontrata, loro dicevano che ovviamente nel periodo invernale, per ovvi motivi, non possono uscire i bambini. Nel periodo estivo, cioè estivo primaverile o primo autunno, ci può essere anche la disponibilità assolutamente della palestra della media, è chiaro che c'è il percorso esterno, però insomma nella bella stagione può anche esserci, noi abbiamo la disponibilità come media già adatta di incrociare anche gli orari. Questo io ho finito. Io dico l'unica cosa che mi sento di dire, non lo faccio solo mensa, ecco, perché c'è a rischio il pomeriggio, non lo so, ma soprattutto le risorse sono quelle persone, sono quelle persone, quindi una questione così. Sì, allora, per riallacciarmi a questa ipotesi, se fosse questa, le cose da fare sono moltissime, perché c'è da vedere sicuramente a fianco della sala polifunzionale un'attrezzatura adatta per il trattamento dei cibi, ma è poca roba. Se fosse questo non dovremmo toccare nulla, e c'è solo da pazientare il tempo di costruire la nuova palestra, che può essere un paio d'anni, insomma, un anno e mezzo, due. E quindi questa sarebbe la soluzione di un dolore, e quella che avevamo ipotizzato fin dall'inizio, insomma. Se vogliamo fare delle cose diverse, le possiamo fare, però cominciamo a mettere le mani su una situazione che dopo, ecco, può creare dei problemi. Detto questo, mi rendo conto che sia difficile far vedere le carte qua a tutti, perché insomma, bisognerebbe venire qua e vedere e rendersi conto. Se volete, possiamo fare una riunione tecnica per guardare nel dettaglio sta roba, anche la settimana prossima, magari con un gruppo ristretto di quelli che... E poi magari preferiscono i genitori, possiamo anche attrezzarci e fare delle slide e pubblicarle in internet, è il progetto che c'è, non è... eccolo qua, insomma, è il progetto iniziale. Quindi questa è la situazione. Poi dovete valutare la cosa e darci un indirizzo, perché guardate che la colpa è di tutti, è mia, è dei maestri, è degli insegnanti, è inutile far colpo. Cioè qua, nella storia della situazione della donna abbiamo avuto tre indirizzi diversi, noi non capiamo più niente, quindi se ci date una mano a indirizzarci una soluzione che vada bene per voi, perché attenzione che noi non è che fermo le robe per noi altri, sì, per noi altri in quanto potremmo essere seduti lì, stiamo facendo le robe per San Giovanni, per Aldon, insomma vogliamo fare una roba fatta bene. Detto questo, vi dico una cosa, una scuola normale in classe G di consumo energetico consuma 200-230 kW ogni metro quadrato. Questa non consuma niente perché la caldaia non c'è. Quindi è certificata da, non è neanche certificata da casa prima, è oltre, che è certificata dalla associazione tedesca come Passive House, come scuola è la prima del mondo.
Guarda, noi abbiamo... Vorrei aspettare 10 anni, 15 anni. No, allora, il discorso è questo, c'è una garanzia per voi, che noi possiamo dire alla USL, noi temporaneamente non lo facciamo perché partiamo, abbiamo un'emergenza, io quella scuola là non voglio più vedere i bambini là dentro. E voi siete tranquilli, io no. Io ho detto che sopra il primo piano, senza toccare il laboratorio di le lingue, il laboratorio di informatica, fragile, metteremo i computer, cioè, è temporaneo, non quelli ci sono e restano, non li tocca nessuno. In più c'è una palestrina di 100 metri quadrati, quella che avete oggi, che utilizzano attualmente, è 80, quindi non è che sia meno, però non è idonea a fare attività fisica in una scuola, però se lo fanno oggi, penso che per un anno e mezzo o due lo possono fare ancora, sapendo che poi si fa la palestra nuova. Allora, la palestra nuova, anche qua, ci siamo presi un po' di riflessione. Primo, perché insomma, una spesa in mano, spendere, cioè insomma, i soldi è difficile trovare, però c'è anche il problema che vogliamo riflettere bene sulla situazione della vecchia palestra, che la vecchia palestra ha qualche problemino. Allargarla non si può perché ci sono i pilastri, se la allarghiamo bisogna abbatterla, quindi stiamo facendo una riflessione sulla situazione palestra. Per cui, una volta deciso, partiamo in quarta, abbiamo fatto la, come si chiama, la mensa della scuola Can Grande, in un anno tranquillamente l'abbiamo fatta, la palestra che dovremmo fare sarà così, non è che sarà una cosa di impegno superiore, insomma, non fatemi fare cifre, ma non si tratta di milioni di euro, però bisogna farle in ogni caso, altrimenti l'USL ci dice no, tu lo devi fare, una abilitazione temporanea me la dà, allora che me la dà per sempre, quindi direi che non è, tra l'altro, è una soluzione temporanea, ma migliore di quella attuale. Quindi vuol dire, non è che li andiamo a mettere in un container o in una situazione precaria, li andiamo a mettere un'aula bellissima, luminosissima, con vetrate a tutta parete, quindi la sarà una scuola, veramente verranno le gite scolastiche a visitare. Non durante l'ora di insegnamento. Vi dirò di più, abbiamo scelto un studio di progettazione, non perché qua non ci siano i bravi tecnici, sono anche qua, tra l'altro, il discorso della casa, le costruzioni passive non ce ne sono tanto, al massimo sono in classe A, si sta diffondendo. Ma perché questo studio ha realizzato, abbiamo voluto andare sul sicuro, ha realizzato il palazzo della provincia di Bolzano, ha realizzato altre scuole passive che abbiamo visitato, ha realizzato palestre passive. Quindi non possiamo scherzare, abbiamo voluto fare il massimo, sia a livello di progettazione sia di costruzione. Quindi dovete stare assolutamente tranquilli, io adesso non vi dico niente, quando sarà finita direte che avevo ragione, sarete entusiasti di mandare lì i vostri bambini. Finisco. Oggi come oggi, quando siete in un'aula e fate il ricambio dell'aria, va bene, voi aprite le finestre, a parte che se uno le messa alla finestra e si prende un malanno, ma non importa, dopo 20 minuti tecnicamente l'aria è già viziata di nuovo. Qua non dovete aprire mai perché ogni aula ha il suo apparato di trattamento e purificazione dell'aria, dell'insanizzazione dell'aria, per cui è assolutamente garantito anche dal punto di vista epidemiologico della diffusione del morbo. Prego. La passività è stato introdotto anche per esempio in cassetta di quelli che arriva per posta, cioè ho sentito, è stato parlato molto, purtroppo da parte mia mi mancava l'aspetto interno, cioè io conosco anche le case passive perché non mi stavo proprio in casa come utente, questa è una scuola che sta funzionando ed è positivo perché dobbiamo dare questo senso. La mia perplessità come genitore è sempre stata, ma dentro non sappiamo come viene fatto, questa sera lo so, perché l'ho saltato in un altro modo, tranne la preside granduzza, nessuno mi aveva ancora dato una risposta, ringrazio, perché questa sera possiamo saperlo. Allora, nel caso, è previsto un ascensore?
giardino ritratta da che parte la facciamo, perché sappiamo che il ruolo scolastico, che è già stato collaudato per tutti, porto l'esempio di Punta Pietra, non hanno previsto due case separate, alla mattina c'è il problema che arrivano tutti e sono medie elementari. Allora diamo anche, visto che questa sera ci spiega, a me nel frattempo sono venute anche altre domande, perché poi quando l'abbiamo, insomma, giusto che ci sia venuto tutto. Quindi se lei ci vuole dare risposte, grazie, però penso che, come diceva lei, che sia utile fare continuamente un riscontro con noi utenti e con gli insegnanti, che sicuramente ci sanno dire meno anche le caratteristiche, cioè il laboratorio, per esempio, linguistico, io non so che se, oltre a essere quattro muri, non so l'insegnante di inglese come preferisce che venga adibito, insomma. Allora, ecco. No, però sul fatto di vedere prima, perché sennò dopo non ci sarà un po' complicato. Io sto è un esempio, o un computer. Però questa cosa qui, io voglio evitare queste cose qui che sono successe. Poi questa sera vorrei dire che sarebbe il caso di questo discorso sarebbe stato fatto dai genitori prima, con evitare poi che genitori. Però comunque non perché i genitori, come comitato genitori, non siamo mai stati interpellati dall'amministrazione sul progetto della scuola, io dico. Questa sera poi che ha avuto poi per quello quando noi non abbiamo. Ora io non so chi è comitato, chi non è comitato, eccetera. Noi a genitori li abbiamo incontrati. No, i genitori li abbiamo incontrati. Sì, alle medie, sì, certo. Alle medie. Però sto parlando comunque solo della passività. Allora era il problema, era questo. Allora, se volete. Va bene, ma però dai. Io infatti questa riunione è stata decisa da noi del comitato verso i genitori inizialmente proprio per cercare una linea per muoversi senza far nessun casino politico, scusi termine, però la cosa deve essere solo costruttiva, dentro ci vanno i nostri bimbi e sinceramente vorrei sapere come mamma, penso un po' a tutti, vorremmo sapere come sarà questa scuola, ecco. Lei ha detto d'accordo, infatti perché non ne abbiamo parlato prima, sinceramente non siamo neanche stati interpellati. Abbiamo chiesto più volte. Scusate, io stasera non sono detto, vengo qua per fare polemiche, no? Allora, se il modo per fare l'incontro era scrivere, vergogna, vabbè, lasciamo fare. Non faccio polemiche. No, vabbè, dai. Io dico d'accordo, allora, il caso sarebbe stata farla, ho fatto questo se i genitori sono stati informati, questo io dico. Allora, noi abbiamo fatto incontri con la direzione didattica, adesso stiamo parlando di tre anni fa, io non so se c'era la direzione didattica. Se esiste da 5 anni. Esatto. Va bene, comunque noi abbiamo fatto un incontro con la direzione didattica, se la direzione didattica ritiene di invitarci a un'interclasse, noi capite bene che con un progetto del genere in mano siamo ben orgogliosi di venire, ma io vi dico di più adesso anche per guardare avanti, no? Perché può darsi, io sono il primo dei Polaschi, magari potevamo coinvolgere più genitori, per carità, io non mi tiro dietro. Allora, vogliamo sentirti. Ma va bene, cioè, io non suppongo che dire cose sono meglio. Allora, vi dico questo, se volete, il prossimo incontro lo facciamo qua, vi faccio venire il tecnico con le slide e vi faccio vedere la scuola dalla chiave d'ingresso fino alla fine. Tenete presente che per questa scuola non abbiamo fatto una gara dicendo mi porti un progetto e esamini un migliore, abbiamo detto voglio un campione reale funzionante della parete di 3 metri per 3 metri, cioè ci hanno portato col camion una parete di 3 metri per 3 metri funzionante, perché il funzionamento di questa scuola e il riscaldamento avviene tramite una serie di tubazione, adesso non vediamo nel dettaglio, che è inserita nella facciata. Queste riscaldano la scuola. Quindi voglio dire, lei è meravigliosa, vi assicuro che è entusiasmante. Se volete, se vi interessa, vi ripeto, ci sono delle pareti, nonostante questo, ha delle pareti, le aule hanno una parete, una vetrata a tutta parete. Quindi luminosissima. Una cosa stupenda. Sono orgoglioso di questa scuola, io sono entusiasta, quindi se volete io sono disponibile, il tecnico viene giù, pomeriggio, una sera, quando volete voi, vi proietta tutto quanto e vedete anche il render fatto bene, così vedete cosa viene fuori. Chiaramente poi c'è da fare la sistemazione esterna, anche quella,
po' a volta, insomma, facciamo la situazione esterna. Abbiamo aspettato un attimo perché vediamo dove piazziamo la palestra, dopodiché insomma decidiamo questi particolari. Intanto partiamo con la scuola, insomma. Quindi... Esatto. C'è da dire che noi ci siamo un po' preoccupati perché abbiamo fatto un incontro due settimane fa con anche meno con gli insegnanti qua di Ragon. Sì. E ci siamo preoccupati perché tutti gli insegnanti, dopo che hanno fatto incontro con voi, hanno detto che preferiscono restare assolutamente nella vecchia scuola. Allora non capiamo se chi è che ha capito male questo punto, però io avrei solo una domanda, mi scuso tanto, perché essendo l'assessore ai lavori pubblici, grazie al sindaco Zerno, io ricordo bene, perché insomma fino a un mese ci arrivo ancora, che circa un mese fa una quindicina di persone sono state ricevute dall'assessorato ai lavori pubblici, quindi c'ero io e c'era il tecnico, il dirigente nostro, e c'era tutta una serie di persone di cui ricordo lei, dove abbiamo avuto l'occasione di aprire non queste ma la tavola di progetto, che era ben lunga ed era un pacco alto così, proprio per cercare di rispondere a... Allora la domanda che mi faccio, e quindi mi scuso, è con chi ho parlato, perché oggettivamente forse ho sbagliato il interlocutore. Scusa, allora, la mattina lì non mi ha visto così la prima volta che lo vedevo, quando sono andata mi è venuto in mente la messa. Mi ha detto, ma è la messa, lei mi ha vista. Sì, ho capito un attimo. La messa. Dopo, sto parlando così, è venuta fuori questa carta qua, che mi ha detto che se poteva fare il tunnel non so si fare. Chi l'ha detto io? Io c'ero. Se poi, giustamente c'è una riflessione, no? Ma io credo che le porte del sindaco Zerno, e posso dire del sottoscritto, ma anche dell'assessore all'istruzione, erano, sono e saranno aperte. Quindi vuol dire, no, era solo per capire se avevo sbagliato persone, perché... Allora, all'incontro sono delle idee che c'ero anch'io e c'era un gruppo di persone e abbiamo fatto delle proposte, tra cui anche quella del tunnel, che non è stata, abbiamo detto ci pensiamo, il tecnico. Poi siamo stati richiamati, io e un tecnico lì della scuola, Vincenzo, che forse qualcuno di voi lo conosce, per avere delle idee. I tecnici ci hanno detto comunque noi sentiamo l'architetto, poi ci rivediamo, intanto lei ne fa. Io nel frattempo ho avuto il famoso incontro con le maestre di Radon come futura preside, ho posto i problemi come erano stati posti là e come dire, in quel momento hanno visto la criticità della palestra, lo ricordo, però non hanno detto, hanno detto anche che è più piccola, si sono messe a misurare il piastrello, ha detto no, non è vero che è più piccola, le maestre. E non ho visto in quel momento, forse aveva paura per la prima volta, magari c'è qualche maestro, non ho visto perché era così, non hanno detto non andiamo nella scuola nuova come gruppo. Ecco. E così, no, hanno detto nel consiglio di classe. Ecco, i problemi forse magari sono venuti dopo. Posso dire una roba? Basta. Lasciamo perdere, no? Cioè, ci sarà stato qualche malintesa, adesso siamo qua per fare la migliore scuola possibile, d'accordo? Allora, siccome la base di partenza c'è il 99%, mettiamo a posto quelle due o tre cose. Allora, io vi dico, quando volete, facciamo un incontro, se volete un gruppo ristretto, faccio scendere il tecnico da Merano, vieni giù e ci illustra la cosa, oppure, se volete anche, che a me farete grandemente piacere, facciamo una serata qua, o anche all'Astra, se volete, e invitiamo non solo i genitori, i familiari, eccetera, ma invitiamo anche i tecnici che costruiscono a San Giovanni il Patotto, perché io credo che siano anche loro interessati e contenti di vedere cos'è una scuola passiva, perché ripeto, nel Veneto non è neanche una, e pochissime in Italia, credo una, sì, forse, nell'Alto Adige, è solo passiva. Dai. Quindi ecco, passivo, state attenti, il termine cosa significa? Passivo significa che ha un consumo per metro quadrato per, sotto i 15 kW contro i 200 adulti della scuola attuale. Quindi non è che consuma un decimo di quella attuale, ma questa è anche oltre, perché questa non consuma niente. C'ha solo la caldaietta per l'acqua calda sanitaria. Quindi siamo al top.
Per cui, ripeto, adesso decidete voi, intanto provatevi, io faccio venire il tecnico, c'è una proiezione, facciamo una cosa che è bella, invitiamo anche le altre scuole di San Giovanni, non è che vuol dire che dopo, credo che il problema delle scuole attuali è prima la sicurezza, perché quando una scuola ha 100 anni, ragazzi, se continua a mettere che le mani, se continua a impompelarla, se continua a svantare che tocchi, se la gara, quanti è? 90. Ecco, ci sono dei problemi, ad esempio, di umidità, di tranquillamenti, la conosco bene quella scuola là, non c'è neanche la stessa le mani, ma anche altre scuole costruite più di recente, voglio dire, la scuola che abbiamo qua, media, è una bella scuola, però dal punto di vista del consumo energetico è pazzesco quello che consumano e sono costruite con criteri di anni fa. Allora noi, assieme ad altri 7 comuni, abbiamo firmato un accordo con la comunità europea che si chiama Patto dei Sindaci, eravamo i 900 sindaci d'Italia e altri 6 comuni. Noi stiamo presentando a settembre a Tronco un piano della comunità europea dove avremo dei finanziamenti per abbattere le emissioni in atmosfera di tutti gli edifici, prima di tutto quelli pubblici, ma la cosa è aperta anche ai privati, aziende che vogliono fare, però solo interventi importanti, non può essere la casetta singola, perché la comunità europea finanzia un tasso inferiore all'1% questo tipo di iniziative. Abbiamo fatto un convegno anche sabato in comune, non c'era nessuno perché è sterosa. C'è l'albero che cade, fa rumore, i mille che crescono, non ne parla nessuno. Comunque chi c'era ha visto, ecco, pian pianino porteremo tutti gli edifici pubblici, se non a livello di questo, insomma cercheremo di avvicinarci. Per cui ecco, le iniziative che abbiamo sono molte. Ripeto, se c'è stata qualche mancanza di comunicazione, io non ho problemi. Ma non è solo un problema di mancanza di comunicazione, certo. È un problema che, come al solito, non dico che la colpa è di sia chi, la colpa è di tutti, come al solito ci troviamo con un prodotto già in fase di finitura. Tu abiti una casa classe A. Sì, ma quello, io quando ho progettato la mia casa, grazie dell'esempio, prima ho pensato come la volevo dentro e poi ho deciso se la volevo in classe A, se la volevo in acciaio, se la volevo in mattoni, eccetera. Qui ci troviamo oggi, come al solito, ma non a San Giovanni, in tutta Italia, ad avere un prodotto sul territorio che ancora prima di essere finito ha dei problemi. No. Allora io dico, ma chi ha molte? No, forse non arriva la mia voce in fondo. No, c'è un problema. C'è un problema perché siamo qua a parlare che manca la mensa e manca la palestra e dobbiamo metterci le mani. Allora non dico, dobbiamo io mettere le mani assolutamente. Beh, siamo lì, siamo qua a parlare di quello. Vabbè, ho capito. Dico, che no, sei posso finire. Allora, ecco qua il volantino. Che è caduto il volantino? Allora, c'è il volantino che è stato emesso. È stato emesso. La scuola è stata progettata secondo le. Siamo in democrazia, posso parlare o no? Sì, ma devi dire le cose corrette, non false. Ma posso parlare? Se dici cose non fai. Allora io dico che sul territorio, qua ci sono i genitori presenti, ma non a San Giovanni ovunque, esce un qualcosa di già fatto. No. Ok, quanti genitori sono stati coinvolti qui non dentro? Nella... Nessuno, allora, perché in Italia nascono i comitati tutelativi, non propositivi come fuori dall'Italia. Questo è il problema. Non allora, puoi fare la colpa a nessuno. Caro, parla della scuola, non della comunità. Parla della scuola. Scusa un attimo, qua siamo là per parlare dei nostri bambini. Sembra che stia diventando un caso politico. Allora, non facciamo politica o parliamo dei bambini. Allora, parliamo dei bambini. Schieramento, vai a parlare con tu, schieramento, qua stiamo parlando dei bambini. Un bambino che va a scuola qua. Allora, parliamo del bambino, non c'è la classe A, classe B, classe C. Ma siete voi che parlate con classe A, classe B. Io sto dicendo che ne dica il signore. Non si può parlare, non si può parlare. La scuola è stata progettata secondo le indicazioni del circolo didattico, è stata progettata secondo le indicazioni dell'USL, è stata progettata con tutti i crismi nazionali e internazionali, perché le scuole in Germania... Si è qua a parlare di un problema di una scuola nuova che parte... Non manca niente, perché la palestra, siccome sei sordo o sei duro... No, se tu non mi ascolti, tu facciamo il secondo momento, non ascolti. Ma siccome penso che tu sia né sordo né duro, ma in malafede, allora parla pure. Cosa fa lì che ho fatto scuola? Posso dire una considerazione?
Mi scusi, la parola. Sì, sì, la interrompo solo un secondo. Sono anch'io praticamente un nonno che ha i bambini. Perfetto. E dico dimmi che vanno a scuola. Posso fare due considerazioni senza fare politica. Deve essere una cosa costruttiva. Per cortesia, senza fare politica. Ok. Non ho timbro politico, non mi sono presentato come politico. Mi sono presentato praticamente come persona che ha due nipoti e altri. Due nipoti, mio fratello, che vanno a scuola. Chiaro? Semplicemente c'è una cosa molto chiara, qui, vedete che andiamo alla ricerca del sesso degli altri, questi genitori e i nonni hanno scoperto che ci sono due amministrazioni, passata una prima, passata una adesso, che purtroppo non hanno completato il discorso del polo scolastico. Perché? Perché ovviamente hanno gestito una cosa prima di organizzarla in prospettiva. Perché prima si organizza, si lavora e si lavora. Non è la preoccupazione di questo, che siano adeguati a quella che è la prospettiva di oggi e della prospettiva di domani. Non è tanto quello di fare il tunnel, ma si può parlare praticamente di fare un tunnel dalla media alle scuole elementari. Non c'è nessuna realtà. Allora questi hanno bisogno, di avere la certezza che i bambini abbiano un senso di sicurezza e tutte quante le cose che praticamente non erano fatte. Dopo fate quello che volete, ma adesso il centro comunitario non può fare, non si può in questa sede parlare di politica. Quindi non neanche il centro. Cerchiamo di capirci e non infrastornare l'argomento. Siete voi di parte, non quelli che non dicono le altre cose. Perché sono i vostri bambini che vanno lì, basta. Ecco, non gli altri. Voi volete dire quello che volete, ma in realtà è questa. Proprio perché non ci sia politica, anche perché... Ancora la nuova politica, ma la fine. Io faccio una domanda. Ancora la nuova politica. No, io volevo solo sapere il numero delle aule, quelle cose che si può sapere. Certamente, allora le aule sono... Sì, però, veramente, credetemi, facciamo una serata che... Comunque, le aule mi sono... Mi permette, sono costruttiva, quindi a me non interessa di altro e penso che anche i genitori... Lo dico perché sono orgoglioso di questo suo lavoro. Allora, le aule sono 10 dell'insegnamento. Poi ci sono... a gioco finito quando ci trasportiamo sulla palestra ci sono 4-5 aule per laboratori. Dico 4. No, ti dico subito, sono 4, però una è doppia, quindi la questione. Adesso ecco anche lì. Allora ripeto che abbiamo anche difficoltà a contare. Una volta che la palestra sarà fatta, che va di là, le aule di informatica o i laboratori eccetera sono 5. Oltre a queste ci sono 2 uffici per la dirigenza e in più c'è una sesta aula che è per le riunioni degli insegnanti. Ecco, dopo queste 5-6 aule si deciderà sul momento come destinarle, perché sicuramente ci sarà una di informatica, sicuramente ci sarà una di lingue, l'altra, io dico come voi, se andate in una nuova casa, andiamo dentro, mettiamo un attimo e vediamo insieme. Biblioteca, visto che è una scuola. Con la preside. Anche perché con tutti i libri che abbiamo donato con la città. Allora,
San Giovanni è una biblioteca forte, potente, voglio distaccare qua un certo tipo di libri, oltre che utile è anche abbastanza semplice. Però ecco, ripeto, non adesso andiamo a mettere i puntini soli su ogni aula. Sappiamo che le due importanti ci sono, qualsiasi soluzione facciamo anche con quella temporanea, quelle ci sono. Poi se ne liberano tre, dopo decideremo un attimo come insieme, sentiremo anche gli insegnanti, insomma penso che sia utile sentire la loro esperienza. Però visto che c'è stata questa carenza di comunicazione da oggi in avanti, prima di fare qualsiasi roba, interpelleremo il comitato genitori, va bene? Allora io se abbiamo peccato in questo abbiamo sbagliato, va bene, me ne scuso, ammetto, abbiamo sbagliato, va bene? Oh. No, più che altro è una questione anche di correttezza verso i nostri bambini e quindi a questo punto verso i miei genitori. Io vi dico una cosa, guardate, credete, vi ricordate l'altra volta quando ho voluto cambiare il pavimento del secondo piano e c'erano molti genitori che dicevano ma no, ma dai, ma qua è là. Io guardate, sono terrorizzato dalla sicurezza dei bambini, perché quando penso questa è la scuola che mi preoccupa di più, questa vecchia, diciamo. Quindi io non vedo l'ora che vadano fuori da lì. E io ho voluto dargli il più grosso investimento del comune di San Giovanni del Patotto in questi 5 anni è questo, che poi abbiamo speso 1 milione di euro per la tangenziale, abbiamo speso altre cifre, però per Aldon sono andate giù 4 milioni di euro, quindi la frazione l'abbiamo seguita. Quindi avere la consapevolezza che faccia una roba meravigliosa e che venga, non venga capita o venga interpretata male come una roba pessima, mi dà fastidio, insomma, sapendo quello che abbiamo fatto. Quindi anche un'altra cosa, adesso andare in cantiere tutti insieme a Sofonia, ma se volete 4-5 genitori, perché un conto è vederla qua, conto lei vederla in cantiere, se volete una mattina, domani, dopodomani ci mettiamo il caschetto e 4-5. Forse sarebbe interessante per gli insegnanti anche fare una per gli insegnanti. Beh, loro li conoscono, però bene. Allora noi abbiamo sbagliato parlando solamente col direttore, ok? Il direttore ci ha detto, parlando con gli insegnanti abbiamo deciso così, per noi andava bene, a questo punto parliamo con gli insegnanti e i genitori e così evitiamo ogni discorso. Ci chiedevamo, detto, se sarà chiuso, se ho finito dalle medie, se sarà chiuso. Io sono dell'idea che i bambini delle elementari vadano divisi dai bambini del medio. Però anche qua decidiamo insieme. Due età rigorose da mettere assieme. Uniti, nel senso che è da prevedersi, l'ho già detto ai tecnici, un passaggio, c'è un muretto, ormai so quasi tutto anch'io, c'è un muretto che divide le due scuole, allora da prevedersi una cosa, perché pensate, per esempio l'auditorium, pensa, chiamiamolo così, può servire anche la media, insomma, voi a volte siete genitori di un bel della primaria, di vedere, penso che siate anche schizofrenici, per cui se diamo anche attraverso questo passaggio un auditorio, non solo media, non penso che diciate no, quello della media non deve andare su, e poi la vita, le doppie entrate ci sono, mi ricordo, le entrate ci sono, quindi normalmente saranno divisi, però se faccio per esempio, non so, facciamo un laboratorio di musica più bello agli elementari, magari non so, i ragazzi concordando con la primaria, soprattutto se è un unico preside, poi la pensa che si spostano e vanno, cioè dicono che non ci sbagliamo, no? Allora un conto è dire tutti insieme, no? Quindi l'intervallo sarà diviso, però se ci sono degli spazi belli da una parte o dall'altra da condividere, io non vedo anche questo, sapete perché nascono i complessini, era tutta questa rivoluzione è per un discorso economico, ma anche per far incontrare i mondi, no? Allora i comprensivi nascono anche se un po' i docenti delle medie vanno a vedere com'è la primaria e viceversa, no? Se c'è anche l'idea di qualche spazio che viene usato insieme per i due mondi, perché non si incontrano, e magari il famoso passaggio primaria-media come scuola comincia con quello. Quindi io vedrei separato la possibilità di allora, assolutamente sì.
adesso vorrei dire la preside, ha detto che la sta qua un anno dopo la via, non è mia vera. No, dovete fare la messa per me. La redise, la redise tutti gli anni e dopo, anche se qualche volta discutemo animatamente, qualche volta eccetera, però mi dispiace dirlo, ma viene bravo preside, quindi speriamo che la resta, perché è capace di organizzare le scuole, è brava insomma. Però assolutamente sì, cioè ci deve essere comunicazione, anche il fatto che il preside sia unico tra elementari e media è una roba grandemente positiva, insomma, che se no, e dopo questo si chiamerà finito polo scolastico, quindi è chiaro. Un'altra roba dimenticavo di dire che è importante, allora questa sala è a disposizione per gentile concessione del parroco, che comunque la dà sempre. Abbiamo creato questa sala polifunzionale pensando a questa, abbiamo detto la vogliamo più o meno in queste dimensioni, è un po' più grande, allora è progettata in modo che ha l'accesso dall'esterno ed è chiudibile nelle comunicazioni con l'interno, quindi è possibile utilizzarla per le riunioni della frazione, e quindi lì si può fare anche le riunioni politiche, basta scrivere riunione politica, appunto. Quindi la metteremo a disposizione della collettività, insomma, ecco, quindi solleviamo anche un po' la parrocchia da suo impegno, e questa qua la può tenere adibita alle sue attività, chiaro, resta anche questo. Però è nata proprio con quello scopo lì, e la vedrete, se la vedrete sul cantiere, non dico niente, lo può vedere. Allora, la regione ha stanziato su questa scuola 800.000 euro, e il resto sono tutte risorse del comune, senza mutuo non abbiamo fatto mutuo, perché noi in questi 5 anni non abbiamo fatto neanche mutuo, anzi avevamo 22 milioni di mutui a carico quando siamo arrivati, di avere tutti i 16. Non abbiamo fatto mutui, però diciamo i soldi della regione non li abbiamo visti. È già ora di pagare i soldi della regione, per il momento non sono arrivati. Comunque noi abbiamo fatto lo stesso, perché se li hanno stanziati e arrivano chiaramente, anche dovessero arrivare a ritardo, abbiamo le contromisure, insomma, quindi i problemi non ci sono. No, speriamo che arriva, se non salta il... 2, allora 2,5 meno 800 della regione. E poi alla fine sono 2,5, però quando faremo la palestra, quando faremo le sistemazioni esterne, il gioco finito, secondo me sta robetta qua costerà 3,5, quindi alla fine quello che metterà in comune sono 2,5, 2,6, insomma, alla fine sarà così. Era... Sì, una cosa, meglio dire subito, per quanto riguarda la palestra, che non si faccia il solito errore, che si fanno delle palestre ad uso puramente scolastico e poi per le società sportive sorgono i problemi che sorgono. Per dirne una, già quest'anno alcune federazioni hanno posto dei limiti per quanto riguarda sia la profondità, cioè la linea dalla battuta per capirci, per fare il pallavolo, sia per quanto riguarda i dati. Noi abbiamo due palestre che sono fortemente a rischio, che mi gioco da pallavolo per altri sport, e per le quali bisogna chiedere delle prove, però a rischio e pericolo dei presidenti delle società sportive che non influiscono. Questo non è una barriera, perché gli stessi alunni che frequentano le elementari e soprattutto le medie sono quelli che poi il pomeriggio vengono a fare sport con le società sportive. C'è poi un secondo problema storico, e la palestra attuale di Valdoni non è esente, è quello che il pubblico durante le partite non potrebbe entrare. Questo è molto grave, perché se succede qualcosa, quel pubblico, che sono 10, 20, 50 persone, premesso che l'arbitro potrebbe anche non far disputare la partita per motivi di sicurezza, ma se succede qualcosa, che uno prende una pallonata, anche qui il rischio va in galera il presidente della società, non il sindaco, ma il presidente della società sportiva. No, anche il sindaco. Lo dico perché non sono problemi un po' di sportivi. È successo che a Grezzana è accaduto un incidente e il presidente
è in causa e deve pagare 36.000 euro a una ragazzina che ci è fatta male perché la palestra non era a norma. Ecco, purtroppo le nostre palestre, l'Odegaio e Cerone in particolare, hanno questi problemi. Allora, diciamo subito dopo lo vengo fuori come sempre col progetto, cioè al di là dei problemi di comunicazione che mi è sempre, ma diciamo già in questa sede, se ci sei da fare tre gradoni, per cortesia, che da farne tre o farne neanche uno, la spesa, diciamo subito, cioè facciamoli, che poi un domani, che poi non dice anche la scuola, se vuoi fare un saggio, un'urbanizzazione, che non ci tocca vedere il pubblico nelle panchine assiepato in qualche maniera perché non siamo a norma. Cioè, mi raccomando. Sì, sì, no, assolutamente. Perché attualmente l'unico impianto di cui si può è il palazzetto dello sport, punto. E anche quello l'è detto. E anche ecco, quello allora, io per le palestre faccio lo stesso discorso che ho fatto con le scuole. Sono tutte vecchie, vecchissime, quasi tutte hanno problemi di infiltrazioni nel tetto. Sono tutte palestre che ormai cioè, hanno anni di vita, decenni. Allora, voi sapete che stiamo facendo un palazzetto dello sport enorme nel centro di San Giovanni di Patoto, che addirittura consente di giocare, non giocare, diciamo, per gli allenamenti, contemporaneamente due squadre sullo stesso campo. È immenso, un palazzetto che dopo lo facciamo, successivamente abbiamo previsto le tribune, facciamo le tribune, un po' alla volta perché ragazzi, ripeto, guardate anche voi la televisione, quindi stiamo facendo quello. Ci siamo anche un attimino soffermati su questa situazione perché la palestra che c'è attualmente, le medie qua, non è a norma per le partite e non può essere allargata perché è ai pilastri, quindi non si riesce a allargarla. Ma perché il progettista aveva detto qua c'è la palestra in adiacenza, quella lì, ho detto fermo un attimo, facciamo un ragionamento perché può darsi che quella lì diventi la palestrina del supporto, ne facciamo una nuova fatta come si deve. Quindi il motivo di riflessione era un po' anche questo qua, perché piuttosto che spendere magari 600.000 euro e fare una roba così, è meglio riflettere bene. Ecco. Però effettivamente c'è qua il problema, c'è nelle scuole di Pozzo e anche quelle del palazzetto dello sport, tu sei dell'ambiente, lo sai, la va bene ma non per tutte le partite del campionato. Ecco. Però non è che potremmo avere tutti i palazzetti dello sport, allora noi avremo un palazzetto sport principale e dopo dobbiamo fare ragionamento con tutte le società sportive, decidere chi gioca dove e vedere se serve una o altre due palestre a norma e magari quelle le mettiamo a norma, altre resteranno palestre da scuola. Cioè, bisogna fare... Sono sufficienti tre gradoni, cioè... Sì, sì, cioè... sì, ma qua radon non puoi perché poi no, i lati... No, quella nuova. Quella nuova. Ah, no, quella nuova. No, quella nuova, quella nuova. La nuova chiara porta, ho detto adesso vediamo come cosa fare tra quella nuova e quella vecchia, però ripeto, si tratta di spendere soldi, ma però più della scuola è per il gioco di società sportive. Avete altre domande? Sono altre domande? Il cittadino nuova dove sarà l'entrata più alto del nostro fronte e lui è dietro, la strada chiusa per cui alla mattina mi trovo lo stesso lato per vanno fuori i bambini, e quindi ho la strada chiusa, giustamente che sia chiusa perché è giusto per la sicurezza dei bambini, cercherò magari di andare via anche prima, non ho lo sbocco, però è previsto qualche partito, qualcosa che non ci siano centinaia di macchine. Allora, il discorso, no, quello che dice è giusto, voi sapete, se non sapete lo dico io, che 10 giorni fa una bambina è stata investita, eccetera. Uno dei motivi che non dormo di notte, a parte la struttura, le anche dove è messa questa. Perché stiamo parlando di bambini piccoli, non è che te puoi dire quando esci sta attento, cioè, purtroppo è. Qua non c'è problema perché, a parte i parcheggi che è davanti alle medie, qua a fianco viene fatto un nuovo parcheggio enorme che servirà tutta la frazione di Radon e che avrà un passaggio, ma non capisco. Ma con la parcura della scuola viene fatto? Beh, in realtà, se volessimo, è che sa, insomma, adesso hanno chiuso il passaggio da persona, non so se l'avrà aperto la persona.
È chiuso. Ecco, vabbè. È chiuso. C'era il problema del cantiere, allora il proprietario ha detto qua, cioè, che aveva paura di avere responsabilità penali se succede qualcosa. Però adesso finita la scuola, riapriamo il passaggio, non c'è nessun problema. Lì, a fianco della scuola, proprio attaccato, ci sarà il nuovo parcheggio, dopodiché a Raldon, non so voi altri, e ne parleremo, ma su stufo in centro delle macchine una sopra l'altra, quindi bisognerà fare un parcheggio importante qua che serve il polo scolastico e anche il centro di Raldon, perché si tratta di fare 50 metri a piedi, e magari sollevare un pochettino il centro della frazione dalla presenza delle macchine. Vabbè, comunque la risposta è sì, è un parcheggio grandissimo. Altre domande? Sì, il parcheggio è già progettato e finanziato. No, è privato. No, tra l'altro, voi adesso vi faccio anche da... scusami, dato che siamo in confidenza. Allora, su quest'area, noi appena partiti, appena amministrati, abbiamo detto, vabbè, l'area, fermo a scuola. Siamo andati là, l'area del comune, abbiamo scoperto che non è nostra. Come non è mia del comune, perché la strada che passa qua a fianco, il parcheggio davanti alle medie, in teoria è suo del privato lottizzante. Perché 30 anni fa, quando hanno fatto la lottizzazione, si sono dimenticati di fare la prescrizione al notaio, gli è morti, lui è morti. Morale, siamo partiti con una causa con i proprietari presunti di quest'area. Che roba da far tremare. Allora, in qualche modo, adesso non vi faccio tutta la storia, ma avvocati, controavvocati, baruffe, mediazioni, ulcere, gastriti, siamo riusciti in qualche modo a trovare una soluzione e stiamo facendo la scuola. Però che era anche questo problema. Comunque adesso c'è un privato lì che farà un intervento edilizio nella parte finale, in cambio realizzerà la strada e il parcheggio. Il parcheggio della strada. Quindi lì siamo tutti. Qualche volta se c'è qualcosa che va bene, va bene o no? Grazie. La prossima volta Giamine che vengo. Grazie.